Ciao Alessandra. Ciao. Senti, sottofondo qualcuno che guarda la partita, non vale? Comunque finiamo in tempo per vedere il secondo tempo. Possiamo iniziare allora, mi sembra. Vogliamo aspettare le 9, quindi 3 minuti ancora? 9, va bene. Io aspetto il via dell'Alessandra. Quando l'Alessandra mi dice inizia, io inizio. Non prima. Ciao Asia. Ciao Davide. Davide. Ciao Davide. Giampaolo, ci sei, Plini? È stato operato oggi il nostro Giampaolo. Ciao Davide. Ci sei? Grande, ciao, tutto bene? Benissimo. Ciao. A tutti. Ciao Flami. Ciao Flami. Ciao Davide, io mi trasferisco su Facebook. Con i miei. Bravo, l'Italia ha segnato 1-0 per noi. Bene, ciao, buona serata, a dopo, a dopo. A dopo, ciao Roberto. Devi leggere Roberto però, eh.
chi deve leggere deve essere necessariamente su Zoom. Diglielo a tuo orto, perché per leggere adesso bisogna dirlo. Cominciare. Bene, buonasera a tutti gli amici che sono collegati. Chiedo a tutti di tenere spenti i microfoni quando non, quando non si deve parlare, perché si evita casino. Bentrovati quelli che hanno accettato l'invito di passare con noi un'oretta, la promessa che si possa guardare il secondo tempo d'Italia-Irlanda tra un'ora. Ritrovo che abbiamo pensato di fare in questa giornata un po' come preview del piccolo festival essenziale che si terrà comunque dal vivo, abbracciandoci, ballando e bevendo insieme a ottobre, è dato da due motivi. Primo, perché questo è un giorno un po' particolare, come sapete è stato ribattezzato il giorno di Dante, nell'anno centenario di Dante, è un giorno poi che verrà festeggiato sempre. Non molti dicono perché il 25 marzo, non solo perché è il giorno in cui Dante ha iniziato la commedia, ma Dante ha iniziato la commedia perché è il giorno dell'Annunciazione, perché è il giorno per cui veniva contato l'inizio dell'anno dell'antichità a Firenze, cioè è il momento in cui succede qualcosa nel tempo, appunto l'annunciazione, l'inserzione dell'Eterno nel tempo, e per questo Dante sceglie questo giorno per iniziare il suo viaggio, che come sappiamo è un viaggio alla ricerca del senso ultimo delle cose, mosso da un trauma. I traumi possono essere di diversa natura, ma sicuramente il trauma che colpì Dante è un trauma doloroso, la perdita di Beatrice. E lui decide di fare questo viaggio fino in fondo all'essere per vedere cosa c'è in fondo alla vita. È una fregatura, è un gioco, uno scherzo, è un nulla. E per fare questo viaggio il metodo che usa, ed è questo che ci fa sentire vicino Dante anche adesso come invito a noi dopo 700 anni, non si ritira in una stanza per meditare, ma fa un viaggio dentro la propria esperienza. Cioè giudica tutta la propria esperienza. E in questo senso Dante, per riprendere Montale, sembra un po' un alieno, perché Dante ritiene che giudicando, cioè guardando dentro la propria esperienza, si possa arrivare alla verità, mentre invece oggi noi siamo figli di un'epoca, diceva Montale, soggettivistica, per cui sembra che la tua esperienza al massimo sia la tua esperienza e basta, non dica nulla di vero, ma sia solamente una cosa soggettivistica, come oggi si direbbe. Dante invece ci invita a fare questo viaggio verso il significato delle cose, entrando, giudicando la propria vita. Infatti fa così, la commedia è una serie, come sapete, infinita di incontri, con tutte le cose che ha letto, conosciuto, filosofi, parenti, poeti, eccetera, che lui giudica, inferno, purgatorio, paradiso, per poter arrivare al fondo dell'essere. E stasera leggiamo il testo famosissimo, che è l'inizio della fine, cioè è l'inizio del 33° canto, quando Dante sa che sta per andare a vedere i famosi tre cerchi, dove vede che si indova un viso umano, inventa questa parola, si indova nei tre cerchi dell'essere un volto umano, cioè coglie per un attimo il mistero dell'incarnazione, vorrebbe capire come si indova, come avviene questo incastro, ma non ce la fa, e infatti lì si spegne la visione, tutta la commedia per dire un mistero ineffabile. E siamo all'inizio del 33° canto, Dante sa che deve fare un passo molto importante, e quindi cosa fa? Chiama in causa il miglior pregatore di vergini che c'era in giro, era San Bernardo, e dice fa dire a San Bernardo una preghiera per sé. In altri momenti di passaggio Dante si era affidato, pensate, ad Apollo,
alle muse, cioè addirittura divinità pagane come Virgilio, divinità pagano per camminare, perché Dante sa che questo giudicare la propria esperienza non si fa da soli, ma si fa seguendo degli autori, addirittura autori che appartengono addirittura alla paganità invece che alla cristianità, cioè alla tradizione, alla cultura, no? Tutto può essere utile per la propria esperienza, tutto ciò che è autorevole può essere utile per la propria esperienza. Bernardo prega la Madonna, inizia questo testo meraviglioso che leggiamo, ognuno leggendo. È bloccato, Davide. Un pezzettino. Sono bloccato? Qualcuno dice che sono bloccato, vero? Adesso è ancora bloccato? No, adesso no. Sì, purtroppo sono un B&B di Roma, un po' incassato. Quindi. No, dicevo, leggeremo insieme questo testo, alla fine dirò due brevissime cose di commento e naturalmente il primo a iniziare la legge è il professor Ciambotti in quanto presidente della Fondazione Claudi che sostiene il piccolo festival essenziale, quindi lui sarà il primo, io sarò l'ultimo e il penultimo giustamente il segretario della Fondazione Claudi che è Marco Falcinelli. Ognuno sa quando deve attaccare, per cui iniziamo con Massimo Ciambotti e gli altri. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo, nell'eterna pace, così è germinato questo fiore. Cappiello, non ti abbiamo sentito, io non ti ho sentito. Tonino. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna se tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia a te non ricorra. Sua disianza vuol volar sansavi. La tua benignità non pur soccorre a chi domanda, ammorteggiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontade. Or questi, che dall'infima lacuna dell'universo in fin qui ha vedute le vite spiritali, ad una, supplica a te, per grazia, di virtute tanto, che possa con gli occhi levarsi più alto, verso l'ultima salute. E io che mai, per mio veder non arsi, più chi fo per lo suo, tutti i miei preghi ti porgo, e prego che non siano scarsi. Se non è collegato Luca, leggo io. Perché tu ogni nube li disleghi di sua mortalità coi preghi tuoi, sì che il sommo piacere li si dispieghi. Ancor ti prego, regina, che puoi ciò che tu vuoli, che conservi sani dopo tanto veder gli affetti suoi. Finca tua guardia i movimenti umani, vedi Beatrice, con quanti beati per i miei prieghi ti chiudono le mani. Bene, questa lettura, per quanto frammentaria, ci ridà la bellezza di questo testo. Su cui vorrei far notare due cose, delle tantissime si potrebbero dire. Prima, intanto questo inizio proverbiale quasi, bellissimo, Vergine madre, figlia del tuo figlio, che ovviamente oltre alle verità di fede, per chi ci crede, contiene già una crisi del tempo. Vergine madre, è chiaro che è apparentemente un paradosso, è il giorno dell'Annunciazione, abbiamo detto, ma soprattutto è il fatto che a noi piace ciò che è sempre nuovo,
La verginità che cos'è? Qualcosa che non è rotto, è qualcosa che è sempre nuovo. E questo ci piace. È il massimo da un certo punto di vista, come quelle distese innevate che ammiriamo. Però è anche molto bello il tempo, la maternità, il generale, il generare, qualcosa che si rompe e genera. Sono le due cose che l'uomo ama. Il nuovo e anche il generante. E queste due cose devono avere, un punto in cui stanno insieme. Per questo Dante fa questo omaggio alla Madonna e poi la chiama figlia del tuo figlio, come qualcuno ricorda Michelangelo Buonarroti quando svelò la Pietà famosa che è in San Pietro, che ricorderete anche al suo committente, che era un cardinale francese, fece impressione perché la ragazza di quella statua ha 15 anni e tiene tra le braccia il corpo di un adulto. E dice, ma qui c'è qualcosa che non funziona nel tempo, e nella cronologia di queste figure. E Michelangelo, che teneva sempre in tasca la Divina Commedia, dice, ma il poeta dice, figlia del tuo figlio, perché appunto con l'incarnazione il tempo diventa un'altra cosa. Il tempo dipende dal significato del tempo. In questa epoca dove, vedete, ormai sono diventate idolatria la durata, del pianeta, la salute, il problema è durare, Dante invece ricorda che il significato del tempo è il significato del tempo, non la durata. Il tempo poi, come ci hanno spiegato i fisici contemporanei, non è quella cosa lineare e chiara che pensiamo, come se il problema fosse durare. L'altro elemento, le ultime due cose, quelli su questo canto, che è infinito oggetto di studio, verso la fine è molto interessante, molto umano, la chiosa che San Bernardo fa quando, dopo aver detto che lui prega per Dante, come non ha mai pregato almeno per sé, dice, ancora ti prego, un attimo Madonna, ti prego, devo dire ancora una cosa, ti prego, tu che puoi, ciò che tu vuoi. Bloccato da via. C'è sempre è bloccato tutto, chiamano anche a loro. Che conservi i suoi. Si è bloccato tutto? Sì, Davide, devi riprendere. Dicevo, mi sentite adesso? Sì. Ok, grazie. Dicevo appunto, c'è questa finezza per cui Bernardo dice questo va a vedere Dio, ma dopo voglio che torni come prima, cioè voglio che gli affetti suoi siano sani, cioè che beva il vino come prima, che stia con gli amici come prima, che la visione del fondo dell'essere non lo faccia diventare matto, ma lo mantenga vivo come prima. E poi c'è questo punto finale dove Dante ci mostra che finalmente uno ha capito cos'è l'amore. Quando, dovendo lasciarci Beatrice, la ragazza per cui ha scritto tutto questo, Dante sarebbe morto poco dopo aver scritto questi versi. E a 20 anni aveva chiesto a Dio che gli desse abbastanza giorni per scrivere di lei quello che nessuno ha mai scritto per nessuna. In questo momento finale sa che ci lascia Beatrice negli occhi per l'ultima volta e decide di lasciarcelo in questo modo sorprendente. Non fa un monumento, anche se mette il suo nome in una preghiera alla Vergine, pensate che azzardo, mette il nome della donna amata in una preghiera, e mette questo nome e dice, vedi, lei è una come tutti nella Rosa dei Beati, nella folla, una ragazza nella folla, come l'aveva incontrata nella folla a Firenze, che fa questo gesto per lui. Amen. Chiude le mani. Perché amare una persona è dire amen al suo viaggio, è dire che il tuo viaggio sia fino in fondo. Amare una persona vuol dire stai qui con me sul divano che guardiamo Sanremo. Ma è che il tuo destino si possa compiere, che il tuo viaggio sia fino in fondo. Questo amen di Beatrice finale è una cosa che a me fa sempre tremare, fa sempre pensare che Dante ha visto qualcosa di buono. Adesso proseguiamo, ovviamente su questo testo si potrebbero dire tante altre cose, e se gli amici del Centro Culturale hanno in regia la canzone, perché il mio amico Ambrogio Sparagna, sta compiendo un bellissimo progetto rivolto soprattutto alle scuole, che si chiama cantaredante.it, per cui viene insegnato Dante attraverso il canto,
hanno sviluppato questo progetto e sentiamo una canzone che fa parte di questo progetto, che sentirete molto bella, che si intitola Convivio, e poi sentiremo direttamente Ambrogio che ci parla di questa cosa bella che stanno facendo. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Te quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che son la via. Siena mi fe dispece mi maremma, salsi colui che n'ha nell'ata pria, disposando m'avea con la sua gemma. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire, né sa né può chi di lassù discende. Eccomi. Mi sentite? Ciao Ambrogio. Mi sentite? Ciao Ambrogio, sì. Sì. Oh, intanto grazie per questa bellissima presentazione. Grazie a tutti. Io mi sono connesso un attimo dopo perché abbiamo appena finito le prove e quindi insomma siamo, nonostante il Covid, abbiamo una serie di attività. Domani siamo insieme con Davide al Teatro La Pergola a Firenze, quindi dobbiamo fare questo spettacolo. In realtà che cosa facciamo? Raccontiamo Dante così come l'abbiamo imparato dai pastori molti anni fa, quando io ero molto giovane, e i pastori mi hanno insegnato che la poesia era qualcosa che utilizzavano sempre. E questo brano si chiama Convivio perché Dante veniva cantato nei convivi insieme
alle citazioni della Gerusalemme liberata, dell'Orlando Furioso, dai poeti improvvisatori. E non solo cantavano alcuni versi di Dante, ma cantavano soprattutto alcune parole di Dante, perché a furia di sentire e ascoltare queste parole erano diventate le loro parole, erano diventate il loro linguaggio. E voglio ricordare che alcuni di loro, quando li ho incontrati io, avevano una scarsa dimestichezza con la scrittura e ancor meno con la lettura. Quindi tutto quello che mi hanno raccontato era l'effetto dell'aver imparato Dante attraverso il canto, attraverso l'uso di questo schema melodico elementare, semplice, che si ripeteva, che si ripete e che consentiva e consente la memorizzazione di centinaia di versi. La formula dell'endecasillabo poi aiuta, il metro della terzina con l'endecasillabo consente di impiegare piccole linee melodiche che poi vanno ogni volta ad adattarsi, vanno ogni volta a diventare ognuna diversa dall'altra, perché poi è la parola cantata che prende il sopravvento. E questo progetto l'abbiamo proposto al Ministero della Pubblica Istruzione e abbiamo fatto cantare Dante a 25 scuole d'Italia, scuole di ogni ordine e grado, dalle elementari ai licei classici, i quali hanno in questi giorni, nonostante tutti i problemi della pandemia, la didattica a distanza, eccetera, eccetera, hanno fatto delle cose veramente eccezionali. Ma quello che soprattutto hanno realizzato è questa idea di cantare tutti insieme simultaneamente, legati a questo spirito della parola cantata, della poesia, della grande poesia che in qualche modo li ha tenuti uniti. Perciò era per il ragazzo che stava a Palermo, così come il ragazzo che stava ad Aosta, era fondamentale sapere che l'azione che svolgeva, che era reinterpretare la poesia di Dante, era dentro un'idea che era condivisa da tantissimi altri ragazzi di tante altre parti d'Italia. E credo che questa modalità che abbiamo messo in piedi, di utilizzare anche quello che noi chiamiamo la didattica a distanza, tutte queste nuove tecnologie, in questo caso ha favorito una modalità nuova. Soprattutto i ragazzi sono accostati alla grande poesia di Dante come qualcosa di quotidiano, perché gli altri pure lo facevano. La cosa importante che ho imparato dai pastori era il fatto che la poesia fosse qualcosa di uso quotidiano, che si poteva fare dovunque, soprattutto anche nei luoghi della vita comunitaria. E poteva essere un'osteria, poteva essere un'aia, poteva essere quello, poteva essere quell'altro. Questo è stato qualcosa che a me ha molto molto colpito, e da quando ho cominciato a sentire queste cose negli anni 70, poi mi è rimasta il desiderio di continuare a farlo. Nel 2005 abbiamo fatto una prova con De Gregori, l'ho sentita anche nel brano, alla notte della Taranta. Anche lì fu un evento speciale, perché facemmo cantare De Gregori i canti della Divina Commedia sul ritmo di una pizzica di fronte a 150.000 persone. Fu una cosa, come dire, fuori dall'ordinario. Poi lì sono nate anche altre cose. Dopo, successivamente, anche Benigni ha fatto le altre operazioni. Però il concetto fondamentale, e così mi fermo, è che Dante popolare appartiene alla storia italiana. Se tanta gente umile e tanta gente semplice ha, come dire, potuto conoscere la forza di questa poesia, questo è successo perché la poesia è stata tramandata attraverso il canto. E oggi più che mai abbiamo bisogno di recuperare questa dimensione di quotidianità e di utilizzare l'insegnamento della poesia come qualcosa che ci deve appartenere in ogni momento. E chiudo dicendo questo aspetto che a me è sempre fatto molto impressione, quanto anche gente di, come dicevo prima, di scarsa
scolarizzazione riuscisse ad avere anche una dimensione verso certe tematiche cosiddette mistiche, cosiddette complesse, con una naturalezza, con una semplicità, perché tutto questo genere di osservazioni doveva appartenere alla vita quotidiana, alla vita di tutti i giorni. E questa specificità credo che sia anche molto identitaria. Non voglio essere nazionalista a tutti i costi, però c'è un animo italiano in questo tipo di atteggiamento, perché è connesso anche con la storia della cultura italiana, anche di un certo, chiamiamolo così, misticismo diffuso da San Francesco in poi, ma presente nelle culture popolari da sempre. Cioè noi abbiamo anche subito, fra virgolette, l'influenza di certi mondi, di certe culture, parlo soprattutto dell'Italia meridionale, legate a modalità che venivano da fuori il nostro mare, venivano, per esempio, tutta l'esperienza greca del misticismo, dei monaci basiliani, che vedevano la possibilità di anelare lo spirito, la ricerca dell'oltre in ogni luogo. E chi vive in campagna, chi vive in una dimensione cosiddetta naturale, come i pastori e come i poeti, pastori, vivevano appunto questo rapporto in maniera completamente diversa. È un insegnamento che noi abbiamo avuto. Sono felice che questa cosa sia passata fra le centinaia, migliaia di iniziative che oggi si fanno in Italia, perché rappresentano un'Italia vera, almeno dal mio punto di vista. È un'Italia di ragazzi, di giovani che vogliono sperare a tornare a scuola, perché uno di questi ragazzi alla fine ci ha detto, rivolgendosi simbolicamente a Dante, cioè, hai scritto la Divina Commedia, hai scritto l'Inferno, hai scritto il Purgatorio, hai scritto il Paradiso, adesso devi fare una cosa, devi fare ritornare tutti noi a scuola. E questo è l'augurio che hanno fatto loro e noi abbiamo rivolto al Ministro, e così come l'abbiamo avuto ve l'ho voluto girare. Grazie. Grazie ad Ambrogio per questo lavoro di tanto tempo, come avete sentito, che appunto connette ciò che è alto e ciò che è popolare, perché in Italia le due cose stanno insieme. Non esiste la cultura di elite e la cultura pop in Italia. Nella vera, autentica cultura italiana, ciò che è più alto è anche più popolare. E Dante è un esempio di questo, se lo si legge in questo modo. Io ho invitato oggi con noi a questo collegamento anche le cinque persone che più giovani avevano parlato all'appuntamento scorso. L'ho fatto perché li conosco, sono persone molto brave e che stanno, pur in una situazione difficile, facendo dei passi in avanti nella loro storia di creazione, di tentativo. Allora volevo che dopo qualche mese ci raccontassero questi ragazzi cosa stanno facendo, qualche minuto, per dare l'idea anche di qualcosa che non si ferma, in un momento in cui sembra invece che, io oggi ho fatto una trasmissione per Radio 24 e io un articolo sui giornali dicendo che adesso vogliono dare anche lo psicologo di Stato ai ragazzi, cioè li hanno avviliti, depressi, poi danno anche lo psicologo, come dire, sono malati. Sì, ci saranno dei casi di difficoltà, però il messaggio è il contrario. Un messaggio invece di gente che tenta. Quindi io ho chiesto a Vittoria, Gipo, non so chi è collegato, io chiamo tipo a scuola appunto, se c'è Vittoria, Vicky, sei collegata? Se ci racconti in 5-6 minuti cosa stai facendo, dove sei? Buonasera a tutti, ecco. Mi sentite? Ciao. Mi vedete? Ciao. No, esatto, sì, diciamo che per quanto riguarda, io sono una sceneggiatrice regista, quindi... diciamo che il mio campo è stato relativamente fermato a un certo punto per quanto riguarda il Covid, perché chiaramente cioè, riguarda un grande gruppo di persone, appunto è un lavoro di squadra che viene, cioè, si unisce per creare poi un film. Quindi purtroppo c'è stato un po' di mesi in cui non si capiva come gestire la cosa. Invece adesso devo dire che si sta lavorando molto. Ho appena finito di girare un cortometraggio a Carrara, in Toscana, e tra l'altro nelle Cave di Marmo. Il titolo è ancora in lavorazione, ma si chiamerà Il Disordine del Mosaico.
E quindi niente, quindi secondo me è bellissimo vedere come anche a un livello comunque non di grandi produzioni, che siano una produzione di studio, eccetera, ma anche nelle produzioni un po' più piccole, principalmente composte da giovani come me e come i miei colleghi poi collegati anche loro qui stasera, si riesce a, cioè abbiamo tutti questa voglia di non fermarci, di trovare una soluzione in modo da continuare a esprimerci, lavorare, creare. Perché poi quello lì alla fine, dopo quando usciremo da questo tunnel, non si può non essere rimasti con niente, non si può, diciamo, trattenere il respiro finché non riusciamo dall'altra parte. Dobbiamo continuare a crescere e diciamo, creare la nostra carriera. Quindi è bello vedere appunto che anche in un settore come il mio, in cui proprio comporta un assembramento sostanzialmente, ci sono un sacco di associazioni, poi persone individuali, giovani così, che sono pronti a organizzarsi e fare il doppio del lavoro in modo da rendere tutto possibile. Quindi ecco, non mi dilungo troppo, però sì, sto lavorando molto e la cosa mi dà molta speranza in realtà, quindi per il futuro, anche dando le circostanze un po' più difficili. Ho finito, passo la parola a Flaminia. Vedremo, aspetta, vedremo il tuo lavoro su Carrara. Speriamo presto. Sì. Quando esce? Allora, il cortometraggio abbiamo, siccome sarà poi Davide lo sa, è un proof of concept per una serie televisiva che è stata venduta, cioè opzionata in America, da una casa di produzione americana, che però poi sarà girata in Italia. Quindi siamo un po' di fretta, sarà pronta a fine aprile, poi lo invieremo a tutti i più grandi festival. Tra l'altro speriamo, Cannes è stato rimandato a luglio, però teoricamente succederà dal vivo, quindi stiamo puntando a Venezia, Cannes, tutti quei festival là, quindi speriamo se qualcuno di voi, speriamo di entrare, poi speriamo che qualcuno di voi sia presente in caso entrassimo, così possiamo vederlo insieme. Bene, grazie Vittoria. Grazie. Prima di passare Flaminia, rimaniamo nel cinema, non so se c'è Gippo collegato. Ecco, sono. Ciao Davide. Eccolo oggi. Ciao. Dove sei? Ciao. Ciao. Grazie innanzitutto dell'invito. No, grazie a te che sei con noi. No, ma sinceramente era inaspettato, perché poi appunto è veramente è stato inaspettato ricevere questo invito di diciamo di ricapitolare insieme quello che abbiamo fatto in questi mesi, però è stato un modo anche di guardare gli ultimi 5 mesi sia di lavoro che in generale di vita. Io devo dire la verità, nonostante tutti i traumi che sicuramente ognuno di noi ha potuto sviluppare in questa annata assurda, professionalmente non posso lamentarmi, nel senso che poi una settimana dopo il Festival dell'Essenziale, il mio primo film completamente autoprodotto, scritto e diretto, è entrato in una sezione della Festa del Cinema di Roma. Era un anno un po' speciale, come diceva Vittoria, Cannes era saltato, Berlino c'era stato per un pelo e Venezia in realtà era stato il primo, diciamo, esempio di ripartenza di un qualcosa che poi in realtà con Roma è andato di nuovo ad appassire, perché poi alla fine dell'ultimo giorno del Festival di Roma hanno chiuso teatri e cinema e una settimana dopo hanno chiuso i musei. Quindi in realtà io per un pelo mi sono incastrato e in un anno assurdo, dove alla fine i grandi eventi alla Festa del Cinema Roma rimanevano due documentari, quello su Totti e quello sul Papa Francesco, e il mio film così piccolo ma così in qualche modo anche provocatorio nella sua natura, nel suo gesto, è diventato un piccolo caso, soprattutto per la critica italiana, soprattutto perché poi non ha mai ottenuto una distribuzione commerciale proprio per come era stato pensato, ecco, anche ai limiti dell'illegalità in qualche modo. Ora come ora, sempre perché non posso lamentarmi, io affronto di nuovo, in quanto poi autore dei miei lavori, la scrittura, e quindi io ho ripreso a scrivere. Vivo in campagna da 2 mesi perché la città mi aveva abbastanza, la città castrata, non posso dire la città in generale, però
queste città che stiamo vivendo. Non lo so, giravo a vuoto, avevo tante aspettative ovviamente da dopo che il festival si era concluso e non giravo in tondo. E invece sono due mesi che sto bene, sto in campagna e ho scritto almeno il soggetto del prossimo. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare. Quindi devo dire la verità, anche a livello di tempistiche del mondo mi stanno aiutando. E posso dire solamente un'ultima cosa, che tra le varie cose belle che devo dire mi sono capitate in questo periodo, proprio questa settimana io sono tornato a Roma perché mi avevano chiamato per fare da tutor a un progetto c'erano 25 workshop sull'audiovisivo dello IED. E ho lavorato questa settimana con 20 ragazzi e il tema era il displacement, quindi proprio in teoria un concetto che viene da un neologismo in qualche modo inglese che viene da questi momenti surreali che viviamo. E allora ho cercato di dire a questi ragazzi di vari interessi, di vari indirizzi, diciamo, accademici, di provare a tirare fuori questo sentimento. E alla fine uno che poi è diventato il regista di questo corto che hanno girato proprio oggi ha dato la sua immagine, che però devo dire proprio riguardo a quei giovani di cui parlavi tu prima, dello psicoterapeuta di Stato e tutta questa roba che si sta iniziando a ipotizzare, lui mi ha detto è come se io avessi tantissima pipì e però il bagno è chiuso. E io l'ho trovato meraviglioso. E poi mi dice una cosa di più, perché quello era probabilmente il primo lockdown. Mi dice, e io resisto, io cerco di tenerla, finché a un certo punto è come se non mi rassegnassi e mi accontentassi di farmela addosso. E pensare a un ragazzo, no, che studia in un'accademia d'arte, che arriva a essere disposto a in qualche modo sacrificare su se stesso la propria arte, è stato veramente tosto. Spero che in questa settimana spero di avergli dato un po' di speranza, credo di sì. Hanno fatto un bellissimo lavoro, perché poi gli ho fatto fare esattamente questo corto e speriamo venga bene. Grande idea, bravo, grazie Gipo. Sei tra gli ulivi, no? Dov'è che sei, in campagna? Sì, sono sceso in Puglia. Adesso in realtà sono a Roma, ma scendo di nuovo. Sei tornato. Bene, speriamo di vederci presto e grazie. Gianpaolo, che sei in ospedale, dov'è che sei? Gianpaolo, allora, a casa. Il nome del film di Gipo, di il film. Leumenidi. Leumenidi. Tratto dalla terza tragedia dell'Orestea di Eschilo. Grazie. Allora, Gianpaolo, non vogliamo sapere gli affari tuoi in ospedale, dici invece cosa stai combinando di bello. Allora, buonasera a tutti, grazie Davide. Insomma, noi giovani siamo stati chiamati a parlare di questa nostra esperienza da ottobre, settembre fino ad oggi, quindi per questo motivo ho deciso di essere anche abbastanza conciso, perché l'esperienza è ancora molto calda e quindi forse molto complessa ad incastonarla dentro semplici parole. Sono stati però questi mesi, per me, devo dire la verità, di epifania. Sappiamo comunque che questa tragica situazione nella quale ci dobbiamo dover vivere ci ha costretto innanzitutto a ritrovare noi stessi persi negli ombrosi grandi di questa nostra solitudine, purtroppo. E devo dire che io questa sfida comunque l'ho accolta immediatamente con un piglio pure anche piuttosto svelto. D'altronde, nella realtà le avventure non capitano a chi se ne sta a casa, diceva Joyce, invece forse oggi possiamo anche contraddirlo. Dicevo di epifania perché comunque da quando ho 18 anni ho sempre scritto su vari quotidiani, amo la cronaca, il fuoco vivo del giornalismo. Poi da quando ne ho 20 ho cominciato ad interessarmi di più della criminalità organizzata, che col tempo è diventato veramente il cruccio della mia quotidianità. A settembre però, forse questo c'entra anche con quello che diceva Davide prima, ho cominciato un percorso spirituale anche piuttosto intenso, che mi ha sollecitato a riconoscere questo che è il titolo di questo incontro, cioè il desio alla salute. E ho compreso che non sono un singolo individuo scollegato solo, ma qualcosa di più, un essere umano, che, fratello di altri, che vive anche per gli altri. E la mia è stata una presa di coscienza, perché alla fine dei conti si tratta, il fattore decisivo è sempre la coscienza, no? Che è capace di intendere anche queste nostre manifestazioni più inconsce. Quindi da prima mi sono diretto verso un rifugio per me, che è l'arte,
che a mio avviso è veramente in grado di svelarci le idee, quelle essenze spirituali più profonde. In questa strada molto complessa ho deciso che forse non avrei poi fatto più magari il giornalista, ma anzi ho deciso di diventare in futuro un uomo delle istituzioni, che quindi si vuole occupare sempre di criminalità organizzata e che cerca di mettere insieme vari uomini per migliorare il proprio territorio, la propria nazione. E visto che questa mia decisione, quindi voglio sottolineare, è il frutto di un cammino spirituale cristiano, penso che sia anche importante riportare le parole di un giudice livatino che scrisse nel 1986, che decidere tra l'altro tra numerose cose o strade è molto complesso, una delle cose più difficili che l'uomo si è chiamato a fare, ed è proprio questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il credente può trovare un rapporto con Dio, un rapporto diretto, perché rendere giustizia è sì realizzazione di sé, ma anche preghiera e dedizione di sé a Dio, un rapporto indiretto per tramite dell'amore. Una decisione che ho reputato subito quindi essere non un epilogo, bensì un nuovo principio, una rinascita. Anche Neruda scriveva: lasciatemi solo con il giorno, chiedo il permesso di rinascere. E ora ecco, devo dire che in questi mesi sono piuttosto certo del mio cammino, un cammino che non può essere, e questo l'ho inteso veramente profondamente, di soliloquio, ma che deve essere invece di condivisione, di fratellanza. E anche stasera la nostra è un'occasione per stare insieme, seppur attraverso un semplice schermo, e si inserisce in un quadro dalle tonalità piuttosto aspre di questa Italia di dolore ostello. Infatti questa occasione mi fa proprio pensare a Dante, il quale, riprendendo il concetto ciceroniano di amicizia, sottolineava che chi possiede questa ricchezza del sapere deve poi condividerla con un uomo, perché un uomo è un altro uomo naturalmente amico. E per questo dovremmo avere tutti, come ricordava anche, come ebbe a chiarire Marco Aurelio, quattro virtù sostanzialmente: la serietà, la libertà, la giustizia e la filostorghia, che un po' anche Davide forse ci insegna, che è una parola greca intraducibile che indica l'amore tenero totale che si prova anche verso i propri figli. Marco Aurelio la descriveva come quell'amore che ripaga il bene con il male, che riprende senza umiliare, che corregge senza mordere. E la filostorghia è poi, infine, la capacità di amare tutti gli uomini come se fossero dei propri figli, fino ad abbracciarli tutti. E quindi, se questa mia rinascita in questi mesi, seppur complessi, come dicevo, è stato l'esito anche di tanto lavoro, è altrettanto vero che il lavoro è sempre frutto di tanta generosità, anche che quella che qui non c'è, eppure c'è stata, che non appare, come scrisse un mio amico. E se il mio ideale è perseguire la giustizia, quindi questo l'ho capito in questi mesi molto complessi, ho compreso profondamente che questo senso, questa legge di giustizia deve essere superata anche da una legge primordiale, principale, che è quella della carità, che è l'amore verso il prossimo. Grazie. Grazie Giampaolo, in bocca al lupo per il tuo percorso non facile. Grazie Giampaolo. Allora, c'è Angelica collegata dall'isola? Non so se c'è Angelica Grivel collegata. Sì. Grivel Serra, ci sei? Eccoti. Ci sono. Non riesco a collegarmi. Sì. Sei un po' mossa dall'isola. C'è un po' di maremoto nell'isola. Ti vediamo un po' mossa adesso. Non so se mi si veda. Adesso sì, meglio. Ok. Ok, vai. Perfetto. Grazie. Intanto raccontaci in 5 minuti, 5 mesi. Per l'invito. Sì, 5 minuti, 5 mesi, ok. Impresa ardua, ma anche no. Nel senso che quando ci siamo visti ad ottobre, io portavo con me ancora i segni freschi del mio esordio letterario. Sei un po' rallentata, io ti vedo un po' rallentata, Angelica. Il mio primo romanzo edito da Mondadori, e diciamo purtroppo sono senza. Ecco, adesso. Ma io mi sento bene, quindi non penso.
Va bene, se gli altri ti vedono bene, bene. No, lo spero. Vai, procedi, procedi. E dicevo appunto che ero fresca di questo mio esordio letterario, edito da Mondadori. E adesso a questo punto invece sono un'altra persona e allo stesso tempo sono ancora convinta della mia scelta scrittoria, di voler scrivere, di voler fare della scrittura la mia vita. Questo rimane una certezza apicale, infatti sto scrivendo il mio secondo romanzo, che è una storia completamente diversa in realtà da quella che ci si potrebbe aspettare dopo quello che ho raccontato nel primo libro, che era una storia di crescita e una storia al femminile, forse anche femminista, invece adesso rimane proiettata su un mondo diverso. Però ci sono state buone notizie, devo dire, in questi mesi. Alcuni di questi mesi hanno portato buone notizie. Per esempio, verrà prodotto ufficialmente l'audiolibro tratto dal mio primo romanzo, e questo sicuramente è una bella cosa che mi ha portato gioia, me l'ha procurata. E cerco di mantenermi attiva costantemente, che sia con lo studio della filosofia, che appunto è il mio indirizzo di studio universitario, e in generale è in qualche modo una specie di linea direttrice della mia esistenza a livello di pensiero, perché lo faccio, perché forge in qualche modo il mio modo di pensare. Quello che però, ovviamente, si è parlato tanto di traumi, no? Ho sentito questa parola rimbalzare più volte nel corso della conversazione. Non posso che riportarne uno anche io, recente peraltro, è drammatico, ed è un qualcosa di cui parlerete, ci si parlerà dopo comunque, perché è previsto. Però lo voglio riportare lo stesso, perché insomma riguarda me, cioè riguarda me un frangente di me, cioè la morte di Giovanni Gastel, che appunto per me, io lo chiamavo zio Joe dal 2016, ci conoscevamo dal 2016 ed è stata una figura più che zio, adesso mi verrebbe da dire, ufficialmente paterna. E questa sua scomparsa qui, essendo così recente, evidentemente mi lascia dentro e mi scava dentro questo vuoto che naturalmente sento ancora, cioè per me è ancora uno sgomento strano. Però allo stesso tempo la cosa più bella che si possa fare, la cosa migliore, è cercare di renderlo davvero pieno in questo vuoto, e quindi non solo pieno di attività, è pieno della poesia che lui creava con la sua arte e con la sua anima splendida, ma anche proprio sentendolo, non so come spiegarlo, è un po' difficile, però insomma mi stava a cuore tantissimo riportare l'importanza di questa persona nella mia vita a livello personale e non solo come sommo artista. Grazie. Grazie a te. Grazie anche per questo ricordo di Giovanni, su cui ci soffermeremo anche dopo. Ci deve essere in collegamento. Grazie Angelica, grazie. Auguri per il prossimo romanzo. È in collegamento Flaminia Colella. Sì, eccomi, sono qua. Mi sentite bene? Quasi. E questo è un po' un problema, perché no, sarò concisa e insomma non prenderò tanto tempo comunque, però voglio che le mie parole si sentano, quindi se ci sono problemi di collegamento sì. Passo la parola a qualche altro mio collega, non so. No, vai. Ok, naturalmente sono contentissima di trovarmi qui stasera, di essere con voi, di essere in compagnia di miei amici, che spero di rivedere presto oltre gli schermi, quindi nella realtà vera, diciamo, questa più o meno virtuale che siamo costretti insomma ad approcciare. Io vivo un momento molto denso e bello e felice, strano a dirsi, perché le condizioni sono avverse e mi rendo conto che sia quasi un'eresia pronunciare questa parola, però è così. E, perché se Dante ci insegna qualcosa, sicuramente lo dico per me, per la mia parte questa sera, è senz'altro il senso del viaggio e dell'accordarsi ai segni. Nulla in arte è autoevidente, perché l'arte si esprime sotto forma di simboli, no? Fa appello a un codice che inevitabilmente è arbitrario.
E questo codice comunque fa sì che poi noi esplicitandolo e comprendendolo arriviamo a capire quelli che sono i significati veramente destinati a noi, no? Io continuo nel segno di quello che dissi anche ad ottobre in presenza, insomma, la bella sede che ci ospitò al festival di quest'anno, insomma del 2020, ovvero la necessità e l'urgenza del destino. È un stilo grande per me che cerco di mettere a fuoco con l'arte, perché per me la scrittura da sempre, da quando sono piccolina, è una grande chiave di lettura, ma è uno strumento proprio di decifrazione, ecco, della realtà. E il destino richiede una fedeltà assoluta, secondo me, a questi segni in qualche modo che ci arrivano. E lo voglio dire in altro modo, in maniera più forse poetica. Io sto scrivendo un romanzo in questo momento. È un libro strano, molto particolare, ma è un atto di fede sempre nei confronti di un poeta, di una poetessa, non voglio rivelarlo ancora adesso, che per me è fondamentale, un faro. Ed è un libro che si dipana per narrazioni, per riflessioni di natura diversa, insomma, però ecco, è ancora una volta un grande gesto di... per me di inseguimento di qualcosa che parla a me, di qualcosa che è venuta, è arrivato nella mia vita e in qualche modo mi sta aprendo degli scenari, ecco, che non immaginavo, ma sempre comunque nel diciamo aderendo, ecco, a queste chiamate in qualche modo. Cioè, se la poesia è un'arte che implica destino, è una chiamata che implica destino, questo mi ricordo lo diceva Celan probabilmente. È vero ancora di più per la vita, no? E quindi leggo questo passo. L'arte si nutre di tutta l'arte, ma ancora prima e di più l'arte si nutre della vita. E la vita ci investe con tanti segni a cui bisogna credere. Se cammini per strada e non credi che l'albero, il cielo e la gente che vedi siano apparizioni meravigliosamente destinate a te, se ami e non credi che l'amore che ti brucia il fiato sia il miracolo veramente destinato a te, e a strapparti l'anima se lo perdi, sia proprio quello che ti strappa l'anima se lo perdi, e per sempre, totalmente e irrimediabilmente, allora stai tradendo il viaggio, lo stai mortificando, ignorando, non lo stai facendo, stai tradendo il mondo. E questo è quello che volevo dire. Forse mi sono spiegata meglio così. Bisogna avere una fedeltà strenua nei segni che ci vengono a cercare, in quelli che sono proprio i nostri segni, insomma, che sono quelli destinati unicamente a noi. Insomma, se quell'amore che tu provi fosse anche domani l'ultimo giorno che vivi, non è quello a cui dai tutto il credito possibile, non dai tutto il sangue, tutto il fiato che hai per quello e per gli incontri, per le amicizie. E io sono innamorata persa per l'arte da quando sono piccolissima, ma adesso la sto sposando in maniera totale. Questo è un momento felice per me, sono ritornata all'università, sto studiando storia dell'arte. Insomma, se tu non dai credito, se non si dà credito a questo, come ha fatto Dante, dice non ha preso qualsiasi autore, ha detto Virgilio è il mio autore, Beatrice è la mia donna, il mio faro, e quelli solo l'hanno portato alla fine, no? Attraverso questo grande, insomma, rocambolesco marasma che attraversa, solo quelli, ecco, se non diamo credito a questi unici segni, simboli difficili che vanno interpretati, compresi e indagati fino alla fine, ma se non ci crediamo, ecco, se non ci crediamo con questa fedeltà assoluta, come crediamo al fatto che respiriamo, ecco, non stiamo facendo il viaggio, non crediamo a Dante, non crediamo alla vita e non possiamo, insomma, non viviamo, ecco, e sicuramente non possiamo fare arte. Io volevo dire questo, grazie e buon proseguimento. Grazie molto, Flaminia, per quello che hai detto. Chiedono il testo che hai letto, è il tuo, no? Sì, è tratto da questo nuovo libro che stai scrivendo. Si vedrà. Grazie a Flaminia per questo suo intervento, molto bello. Ci deve essere anche Asia collegata. Ci sono, mi senti? Eccola Asia. Cosa ci racconti di questi mesi? Allora, innanzitutto grazie Davide dell'invito e grazie agli amici del festival, perché
ho conservato, oltre che un bel ricordo di ottobre, anche le amicizie. Mi ricordo appunto che uno dei temi che portasti tu l'anno scorso era quello dell'amicizia. E grazie al festival io ho coltivato l'amicizia con Flaminia, con Vittoria, con Angelica, e quindi sono molto felice di questo. E, allora, anch'io come Gipo sono in campagna, sono fuggita a Gaeta in una sorta di locus amenus per ritrovare un po' il fiato, in un certo senso, per ricongiungermi un po' con la natura. E, è un periodo brutto e bello al contempo, perché sappiamo bene che i giovani sono stati davvero massacrati da queste restrizioni e da questa impossibilità di vivere e anche un po' di creare, di lasciar spazio alla propria personale creazione. Ma io credo che anche in una situazione del genere la bellezza e la verità arrivino sempre a galla, e quindi in un certo senso, come dice anche spesso Flaminia, noi siamo qui per dare vita, quindi se c'è questa patina di bruttezza e di negatività, io credo che la nostra anima giovane in un certo senso riesce sempre ad avere la meglio. Questi mesi sono stati tutto sommato dei bei mesi, perché oltre ad aver dedicato tempo alla scrittura ho cominciato una collaborazione con Lamberto Fabbri e con il Cenacolo delle Arti, che è una realtà di artisti storica di Faenza, e ogni settimana ho una rubrica che si chiama Appuntamento con gli autori, alla quale appunto hanno partecipato anche lo stesso Davide Rondoni e Flaminia, e abbiamo avuto tanti ospiti. E, l'ultimo è stato Bertoni, abbiamo avuto Paolo Valesio e abbiamo avuto anche il caro Giovanni Gastel, e colgo anch'io l'occasione per ricordarlo, perché è stato per tutti noi un grande maestro e un grande artista. E quindi ecco, sono qui anche per ricordare la bellezza e l'eleganza che sempre abitavano la sua arte, che noi continuiamo a conservare con tanto affetto. Quindi sì, scrivo, studio, mi ricongiungo con la natura, lavoro per il Cenacolo, e tra l'altro dovrebbe anche uscire presto un mio piccolo libricino, un prosimetro, proprio per il Circolo degli Artisti, quindi per il Cenacolo delle Arti, che è una sorta di, insomma, un prosimetro che indaga un po' sulla dimensione della vecchiezza, quindi parla dei vecchi, della loro buffa maniera di amare, della loro bruttezza e anche della loro dolcezza, della loro tenerezza. È una sorta di prosimetro pieno di ironia e anche di, spero, di amore. Quindi io vi ringrazio tanto. Grazie Asia, grazie, buon lavoro, non stare troppo in campagna, speriamo di vederci presto. Bene, abbiamo deciso di dedicare due brevissimi ricordi a due artisti che ci hanno lasciato, purtroppo, come è già stato ricordato, ma ci torneremo tra poco. Io vorrei spendere due parole, non so se Alessandra ha qualche immagine da farvi vedere, per un caro amico che è stato un maestro per tanti artisti, anche che hanno partecipato tra l'altro ad alcune edizioni del Festival Essenziale negli anni scorsi. Parlo di Americo Mazzotta, con il quale ho avuto la fortuna e anche il desiderio di condividere una piccola operazione insieme negli ultimi mesi della sua vita, con un libro che abbiamo fatto insieme dedicato all'Odissea, che rimasi colpito da alcuni suoi disegni dell'Odissea, li abbiamo messi insieme ad alcune mie poesie. Americo
dopo gli studi di architettura a Firenze ha fatto moltissime esposizioni, moltissimi lavori, ha lavorato per esempio, pensate, in più di 25 chiese in giro per l'Italia, ha affrescato la chiesa di Auschwitz a Nairobi. Sono stato un grande artista che ha lavorato in tutto il mondo, è stato anche un grande suscitatore di artisti, ha coltivato l'amicizia con Andrei Tarkovsky, con altre personalità importanti nel mondo dell'arte, e ha generato una serie di opere di varia natura. A me colpirono molto queste sanguigne dedicate all'Odissea e abbiamo fatto questo libro insieme che si chiama Odissea Tu, dove appunto questo suo segno che vedete anche in queste immagini era dedicato appunto all'illustrazione del grande poema omerico. È stato un uomo molto buono anche, ha aiutato tantissimi artisti, li ha aiutati a venire fuori. Ecco, questo è uno dei disegni dell'Odissea, delle sanguigne dell'Odissea, e lo vogliamo ricordare anche per i suoi mesi lunghi di malattia che però ha affrontato con grande tenacia, grande serenità, e lo andai a trovare appunto a casa sua vicino a Firenze. E molti amici del Baglio che lo ricorderanno, tra l'altro un appuntamento mi sembra prossimo sabato, con gli amici del disegno di Padova. No, è uno che ha sempre, un po' come accennava anche prima Ambrogio parlando di Dante, ha sempre voluto vivere una dimensione anche comunitaria dell'impegno artistico. Che ovviamente è persona individuale, ma è anche capace, quando l'artista è autentico, di creare comunità, di creare scuola, di creare comunque un futuro di arte, non solo nella propria, ma anche in quella degli altri. Quindi volevo ricordare Americo Mazzotto, perché se lo merita, è stato un grande artista italiano, e volevo che lo ricordassimo insieme per quello che ci ha lasciato e quello che continuerà a lasciare. Abbiamo perso Davide, vediamo se ritorna. Intanto ciao Francesco. Ciao Asia. E vabbè, direi Davide aveva terminato, e quindi probabilmente avrebbe dato la parola a me. Buonasera a tutti. E io oggi faccio l'onore di fare un piccolo omaggio al grande Giovanni Gastel. E innanzitutto ringrazio Davide, spero che mi possa sentire, perché è grazie a lui che ho potuto conoscerlo 2 anni fa. L'ho intervistato al Festival dell'Essenziale e mi sono immediatamente accorto che insomma avevo accanto una persona davvero straordinaria. E straordinaria per tanti motivi. Non sono qui stasera a dire che cosa ha fatto, perché ha vinto una marea di premi, ha lavorato con le riviste più prestigiose, ha fotografato chiunque, eccetera. E ci tenevo a dirvi un paio di cose stasera, anche perché sono già le 10. E la prima è questa sorta di elegante inquietudine, mi piace definirla così, che aveva Gastel. Era una persona estremamente elegante nei modi, proprio nell'essere, nel modo in cui ti parlava, e avvertì immediatamente questa inquietudine che lo contraddistingueva sempre, questa ricerca di profondità che lui aveva con i suoi scatti. Vi invito tutti ad andare, appena sarà possibile, ad andare al Maxi di Roma a vedere questa mostra straordinaria di un centinaio di scatti che lui ha fatto a tante persone importanti, tra cui anche Davide. E gli ha fatto uno scatto bellissimo, e guardando lo scatto di Gastel tu capisci la sua ricerca di profondità. Lui cercava sempre quello che c'era al di là della realtà, della prima realtà,
E infatti amava lui dire sempre che i fotografi non sono specchi, ma sono dei filtri, e dei filtri che rintracciano quello che c'è dietro al visibile. E in questo senso, questo è l'augurio che faccio prima di tutto a me stesso, ma anche a voi, a me stesso perché io sono un piccolo fotografo, quindi ogni tanto mi piace. Ma l'augurio che faccio anche a voi, che è quello di rintracciare, ricercare quello che c'è dietro all'immediato visibile, e un'intimità di cui ultimamente io ne avverto il bisogno, ma credo che sia un momento storico in cui si avverte oggettivamente il bisogno, anche perché solo attraverso questa ricerca è possibile un percorso, un dialogo, altrimenti come dicono tanti miei amici, c'è sempre solo il ripetersi di se stessi. Invece nell'incontro con l'intimità di un altro è possibile questo percorso. Tra l'altro una cosa che mi disse, non so se è originale di Gastel, ma che mi è rimasa impressa, fece questa considerazione interessantissima. Gastel mi scrisse che attraverso il nostro occhio umano abbiamo la possibilità di vedere tutto, di vedere l'universo mondo, di vedere qualunque cosa, di vedere tramonti, di vedere una cosa piccola, una cosa grande. L'unica cosa che il nostro occhio, il mio occhio, non è in grado di vedere è il mio volto. Cioè tutti noi possiamo vedere tutto il mondo, ma non abbiamo la possibilità di vedere il nostro volto, se non per un'immagine riflessa allo specchio o per quello che Gastel chiamava pantomima. Questo mi sembra una cosa interessante, e mi riaggancio a Dante e quindi a Beatrice, cioè a questa straordinaria creatura attraverso la quale lui ha potuto anche vedere se stesso nel percorso che ha fatto. L'ultima cosa che ricordo di Gastel con grande, cioè che non dimenticherò mai, è la sua umiltà. Lui aveva, io non scorderò mai, era una domenica di novembre, gli mandai un messaggio alle 11:30 di mattina di domenica, anche abbastanza impegnativo come messaggio. Alle 13 mi rispose con un messaggio lunghissimo spiegandomi che cosa era essenziale per lui, per lo scatto. E, insomma, questo è stato per me Gastel, ripeto, ringrazio ancora Davide di avermi dato questa possibilità, di averlo conosciuto. Davide, ci sei? Sì, grazie. Grazie Francesco per questo ricordo, condivido tutte le parole che ha detto, mi unisco non solo al ricordo di Giovanni, ma a questa traccia che ha lasciato di inquietudine e di bellezza, perché sono due sorelle, l'inquietudine e la bellezza. Come diceva prima in maniera molto bella Angelica, c'è il senso di un vuoto, ma il bello del senso del vuoto è l'avventura di riempirlo. L'avventura di darsi da fare, di scegliere gli alleati, gli amici giusti per riempire questo vuoto, perché non si vive di vuoto, si vive di incontri e di pieni. Io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato fino adesso, che ci hanno seguito, ringrazio soprattutto Licia, presidente del Centro Culturale di Roma, Alessandra che ha collaborato, Francesco e tutti gli altri che danno una mano per il piccolo festival essenziale, naturalmente presidente Ciambotti e gli altri. L'appuntamento dovrebbe essere intorno al 9-10 ottobre, il nostro festival dal vivo a Roma, quindi già segnate la data, se non cambia qualcosa, se Mattarella non mette le lezioni o si inventa qualche altra bischerata, dovrebbe essere quello il fine settimana in cui staremo insieme a Roma, quindi ci rivedremo in quell'occasione dal vivo. E lancio a tutti, approfitto per lanciare a tutti una specie di sfida, cioè o meglio di invito. Visto il periodo che stiamo vivendo, sarebbe interessante che ciascuno provasse a mettere a fuoco delle parole che vorrebbe mettere a tema nel prossimo Festival Essenziale. Voi sapete, noi prendiamo sempre quattro parole che riteniamo interessanti per l'epoca che viviamo e provarle a mettere a fuoco. Ora sarebbe, lo dico a tutti, perché il festival si fa insieme, non è che lo fa qualcuno. Chi ha delle idee su delle parole le cominci a comunicare, le faccia sapere, può mandarle Maria Alice al Centro Culturale di Roma con i riferimenti che si trovano facilmente, e cominciamo a vedere su quali parole si potrebbe lavorare. Allora ringrazio tutti per la pazienza, ringrazio ancora Alessandra per quello che ha fatto e Alice per il suo servizio, e buona serata a tutti. L'Italia sta ancora 2-0, quindi ce la potremo fare. Grazie, arrivederci.
Ciao a tutti. Ciao a tutti. Arrivederci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie, grazie. Grazie. Davide, ci vediamo domani. Grazie. Ciao. Ciao. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Hai quanto a dir qual era e cosa dura e sta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Te quando tu sarai tornato al mondo e riposato della lunga via, ricorditi di me che son la via. Siena mi fe dispece mi maremma, salsi colui che n'ha nell'ata pria, disposando m'avea con la sua gemma. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fui io e vidi cose che ridire, né sa né può chi di lassù discende.